E dai, perché non funzioni? Neanche caricarlo serve a qualcosa. È giunta l'ora di lanciarti dalla finestra. Anzi. Non resta che provare a ripararti. Tutti e video a questo nuovo video, il protagonista del video è questo iPod Shuffle. Prima di presentarvelo, ho da comunicarvi che questa settimana il canale ha compiuto 3 anni! 3 anni insieme qui su YouTube! Sono accadute e abbiamo visto tante cose e continueremo a vedere tanto altro. E quindi colgo l'occasione per dirvi un grande grazie per essere qui con me su questo canale, per i tanti like e tanti bei commenti che lasciate. Questo iPod Shuffle, come visto nella intro, non funziona. Non si carica più. Può essere che ormai la batteria si è esausta. Questo è un iPod Shuffle di seconda generazione. Stiamo parlando comunque di un dispositivo che è stato presentato nel 2006 da Steve Jobs. Quindi quest'anno, nel 2023, sono ben 17 anni fa. Permette di produrre musica in modo molto semplice usando dei pulsanti. In ordine oppure in modo casuale, shuffle. Questo iPod rispetto all'iPod Shuffle di prima generazione ha delle dimensioni ancora più ridotte. Inoltre, ha una clip che gli permette di essere indossato ovunque, anche qui, tanto che fu definito da Apple come il lettore musicale digitale più indossabile al mondo. Veniva venduto con questa base per la ricarica e trasferimento dati e questo iPod Shuffle ha una memoria interna di 1 GB. Visti i tentativi falliti con la racchetta, ora lo proviamo a riparare. Ho comprato delle batterie e lì c'è anche un regalo. Oh, guardate che bello! E poi per aprire l'iPod Shuffle useremo questo strumento che si chiama Hai Sesamo. Il saldatore con punta molto fine perché bisogna dissaldare la vecchia batteria e saldare la nuova. Lascio asciugare la colla, poi lo rimonto e ci rivediamo al test per vedere se funziona. Conclusione, l'iPod funziona, salvandolo così dalla racchetta. Funziona però con l'asterisco. Cosa voglio dire? L'iPod si accende. Cambia le canzoni, volume e riesco ad ascoltare i Guns N' Roses. Welcome to the jungle! Ecco, ricomponiamoci un po'. L'unico mio dubbio è se l'iPod si carica o meno. Per quanto ho letto, secondo Apple, il LED dovrebbe restare arancione fisso. Quindi non mi è chiaro se si carica. È una cosa che scoprirò quando si sarà scaricato e lo rimetterò in carica. E secondo me questo iPod Shuffle rappresenta l'Apple di Steve Jobs, dove si creavano e uscivano nuovi prodotti innovativi che sorprendevano, cosa che accade un po' meno con i prodotti Apple di oggi. E magari ditemi cosa ne pensate di ciò nei commenti. E cosa vi ha colpito della riparazione di questo iPod Shuffle, se un giorno si caricherà o meno. Io vi saluto. Ciao! Non trovo più l'iPod Shuffle.